dietro alle 3! Sono le 4:30, ti vuoi muovere? Cazzo, quando mi deciderò a staccare quel citofono? Ehi, muovi le chiappe, andiamo a farci in giro. Ehi, sai dove siamo stati ieri? In quel locale nuovo che ha aperto a Porto San del Pilio. Non mi piace, c'è strana gente. È proprio quello il bello. Perché tu non sei strano? Ehi, fermo la macchina, devo fare una cosa. Che meraviglia della natura! Ehi, scendi, vieni a vedere! Osserva con incantevolezza questo splendido gufo! Questo animalaccio porta una sfiga tremenda! Ma che sfiga è sfiga! Io quasi quasi lo catturerei! E allora? È un gufo! Non ne avevi mai visto uno prima d'ora? Sì! Ora! Dai, te l'ho detto! Torniamo dentro! Porta sfiga, dai! Io me ne vado! Oddio, arriva il gufo! Ehi, hai sentito il telegiornale di quella banda di assassini in Lombardia? Sì, che pezzi di merda. Come si fa a fare certe cose? Hanno ucciso 12 persone. Tra questi c'erano anche 3 poliziotti e un avvocato. Le ammazzano e poi gli rubano gli organi. Erano a Milano. Ora le TV dicono che sono fuggiti nelle Marche. Il che vuol dire da queste parti? La polizia dice che li prenderanno entro le prossime 48 ore. Io non ho dubbi. Ecco, ci mancava anche questa adesso. Che cavolo gli ha preso? Ehi, ma che ridi? Guarda che rimaniamo a piedi tutti e due, eh? Dai, riprovaci. Niente, non va. Dammi il telefonino, che il mio l'ho dimenticato a casa. Il cervello? Ce l'hai in tasca o ce l'hai a casa? Dai, muoviti. Tieni. 5 centesimi. Se ce la fa a chiamare, sei un genio. In due non riusciamo a fare una telefonata, che bello. Sembra di essere in un film. Aspetta, un'idea. La vedi la casa di fronte a noi? Non ci pensare neanche. È passata la mezzanotte, quelli ci ammazzano se suoniamo a quest'ora. Ok. Dato che ogni volta che parlo mi dai sempre ragione,
Che pazienza. Ehi, aspetta! Salve, scusi il disturbo, ma la nostra auto ci ha mollati. Volevo chiederle se ci fa fare una telefonata, per favore. Ehi, ci sei? E se siete due pericolosi assassini? Come, scusa? Avete capito benissimo. Non dirà sul serio, spero. Dai, muovetevi, forza. Il telefono è lì. Salve. Salve. Voi siete? Tesoro, sono ospiti. Niente, non rispondono, maledizione. Sedetevi un attimo, se volete riprovate più tardi. Sì, grazie. Papà, io esco. Ehi, cosa ti avevo detto di fare? Boris, non ti saluta? Ciao. Non fateci caso, è strano nostro figlio. Qualcosa da bere? Un po' d'acqua, grazie. Grazie. Siete del posto? A 10 chilometri da qui. Ah, ho capito. Ragazzi, vi vedo un po' nervosi. Tutto bene? Chi cazzo siete voi? Ma che cazzo fai? Cosa ci faceva questa pistola lì sotto? Ehi, tranquillo, la uso per difesa personale. Ah sì, eh? Buttata lì sotto come se fosse un giocattolo. Massi, metti giù quella pistola. Non fare cazzate. No, io adesso chiamo la polizia. No, la chiameremo noi la polizia se non ve ne andate. Se fossimo criminali lasciavamo lì la pistola a portata di mano? Scusate. Bravo. Non so che mi ha preso. Ma sei scemo, dammi qua. Scusate per l'imprevisto. Sarà meglio andare. Esatto, prima che vi prenda a calci nel culo. E non tornate mai più. Che stronzo. Affanculo, andiamocene. Ehi. Paolo, che c'è? Stai male? Appoggiati, aspetta. Ehi, Paolo. Mi sento strano. Paolo, appoggiati. Aspetta, torna subito. Resta qui, aspetta. Ehi, aprite. Il nemico si sente male. Lo so.
Allora, com'è andato il lavoro oggi? Bene, ma dove sono i soldi? Non ti preoccupare, ti do domani. Oggi ho solo qualche spicciolo. Usi sempre la solita scusa. Te l'ho detto, oggi ho pochi soldi. Devo aspettare il pagamento di quel materiale che tu sai. Sono stanco di aspettare. Da oggi il lavoro di disfare i cadaveri lo farò io, non ti chiederò più niente. Che cazzo dici? Mi devi pagare lo stesso per il lavoro che ho già fatto. Quei pochi soldi che ho adesso mi servono, non posso comunque darteli. Se non mi paghi, ti ammazzo e me li vado io a vendere i tuoi organi, hai capito? Ok, ok. Calmi adesso, eh? Adesso vado a prendere quei pochi soldi che ho. Sbrigati. Aspetta. Sai che ho trovato tutti i soldi? Ti voglio accontentare stasera. Bravo, dammeli allora. Eccoli, tutti per te. È bello, io i tuoi organi non li voglio. Ok, e con questi sono nove. Ma non doveva farlo Giuseppe questo lavoro? Giuseppe non c'è. Diciamo che gli ho dato una lunga e calda vacanza. E che cazzo l'hai fatto? C'è un sacco di lavoro da fare. Lo farò io, Marcus, non ti preoccupare.
E quello, quando lo eliminiamo? Presto, ma adesso occupiamoci di loro. Gli organi devono partire domani mattina. Facciamo attenzione a tutte le nostre mosse. La polizia è già le nostre calcagna. Non ti preoccupare, Marcus. Andiamo di sopra. Aspetta.
Siamo stati sequestrati da quello che ho visto. Vieni. Che uccide di là. Solo cadaveri. Che cazzo dici? Chi può aver fatto una cosa simile? Sicuramente la coppia che c'era a Bidi. Ma dobbiamo uscire a tutti i costi da qui. Se la banda che ne parla alla TV, ce ne saranno altri coinvolti. Non c'è tempo per discuterne. Usciamo e basta. Sì, se ce la facciamo ad aprire quella serranda. Aspetta. Ehi, sta arrivando qualcuno. Cercavi noi? Vaffanculo, stronzo. Ehi, usciamo da quella porta. Aspetta! E se ce ne sono altri? Meglio morire tentando che morire qui dentro. Penso sia la cosa giusta questa. Che cavolo dici? È l'unica via d'uscita. Non ce la faremo mai dal garage. Se lo dici tu, comunque rimango della mia idea. Trasporto organi in Giappone, Cina, Stati Uniti, Francia. Andiamocene da qui. Penso proprio che dovremmo rivedere tutta l'organizzazione, Marcus. Ti vedo un po' preoccupato. Vai in vista. Mi preoccupa questo ritardo nelle consegne. E sai che ti dico? Ho l'impressione che hai ragione tu per quanto riguarda la polizia. Pensi che dovremmo fuggire da questo posto? Proprio adesso che abbiamo il magazzino pieno di merce, sarebbe un peccato. Lo so, Alex, ma appena il dottore ha terminato il lavoro, dobbiamo traslocare. A proposito, lo sai che domani avremo la visita del capo? Il capo? Qui? Appunto per questo dobbiamo avvisare tutti. Nessuno escluso. E se ti chiede di Giuseppe? Non ti preoccupare, Giuseppe. Parlerò io con il capo. Ok. Vado di sotto, allora. Vado in bagno e poi ti raggiungo.
Marcus? Marcus, sei tu? Dobbiamo trovare un'altra uscita, però. Visitiamo in altre stanze. Non abbiamo neanche un'arma. Ho io il bastone sotto il giubbetto. L'ho portato con me. Ok, prudenza, però. Dovete passare la porta. È morto. Andiamoci. Aspetta un attimo. Sicuramente apre la serranda sotto. Sì, ma io devo aiutare la mia amica, però. E aspettate, c'è una pistola di là. E come facciamo ad arrivarci? Ci sono loro. Un'idea. Prendo il camice e mi avvicino a loro per prendere. No, è la mia amica, è giusto che lo faccia io. Ok, prestiti, io vado a dare un'occhiata. Dobbiamo fare in fretta, che siamo in ritardo con queste spedizioni.
alzami le forbici. Ehi, mi stai ascoltando? Non pensarci neanche a muoverti. Dammi la pistola, libera la tua vita. Sara, Sara, svegliati. Su, vedi. Non ce la farete mai uscire vivi da qui. Prega di sì se vuoi vivere. E la ragazza? È morta. Grazie comunque, ci avete salvato la vita. Di niente, figurati. Ehi Paolo, dai muoviti! Come facevano ad accorgersene? Forza, andiamo! Ma non doveva essere aperta, cazzo! Eppure gliel'avevo detto. Perché non l'ha fatto? Puttana, fatti! Niente, non va. Non ci riesce, elettronica. Aspetta. Provo a rompere la centralina. Come diavolo fai? Se chiamiamo il ragazzo, può darsi che ci senta. Non sappiamo che cosa c'è dall'altra parte. E se ci sono loro? Basta scoprirlo. Ehi! Ci sono le chiavi. Le chiavi? Sono quelle che abbiamo rubato a quel pezzo di merda. Ma ci sono arrivate lì. Perché il ragazzo l'ha lasciato così ed è scappato? Non lo so. L'unica cosa che dobbiamo fare è prenderli. Ma non ci passiamo di certo lì. Noi no. Ma questa sì. Giovanni, dove sei? Trovo la soluzione il più in fretta possibile.
ragazzi, uscite fuori. In fondo mi basta solo un colpo, proprio in mezzo agli occhi. Voi pensate di aver ucciso tutta la nostra banda? Beh, pensate male. Vi dirò in confidenza che la nostra organizzazione è molto vasta. Ce ne sono tanti in giro, ancora. Il nostro capo è molto intelligente. A proposito, volete sapere che fine hanno fatto quei due ragazzi che sono usciti prima di voi? Sono morti. Volevano chiamare la polizia. Sapete, non vado molto d'accordo con i piedi piatti. Aspettiamo, andiamocene, forza! No, vediamo che cosa è in mente. Pezzo di merda. Pensavi fossimo così tanto imbecilli da morire in quel modo? Abbassa l'arma. Muoviti! Muoviti! Questa è la scarica, coglione. Anche senza una pistola non ho paura di voi. Chi è il vostro capo? Chi è il vostro capo? È solo superficiale, ma se non mi dici chi è il prossimo proiettile sarà alla testa. Il capo è quello che vi ha rapito. Ehi, la famiglia! E dove si trova adesso? Non lo so. Ve lo giuro, non lo so. Ok, ti credo. Ma questo non ti salverà. Vaffanculo. Tieni la pistola, prendi il cellulare. Mi è venuta un'idea. Torno subito. Dove vai? Aspetta!
sono partiti quei dannati organi? Credo di sì. Quello stronzo di Alex è riuscito a farsi scappare quel ragazzo con la sua amichetta. Dai, che ti frega? Hanno detto che l'hanno ammazzati. C'era da eliminare lui, che continua sempre a metterci nei casini. Beh, è un incapace, l'ho sempre detto. Prova a chiamare Marcus. Niente. Non risponde, maledizione. Allora possiamo andare al deposito. Aspetta, fammi chiamare quell'imbecille di Alex. Cosa ci fa qui il cellulare di Alex? Ma non è mai venuto qui. Infatti. Tu come cazzo ci sei arrivato qua? Spostatevi. Stai forza. Calma. Andiamo di là a farci una chiacchierata. Muovetevi! Avvicinatevi piano piano alla finestra. E con le mani dietro la nuca. Scommetto che il tuo amico è andato a piangere dalla polizia. No. Il mio amico lo avete ammazzato. E ora io ammazzo voi. Non hai il coraggio di premere quel grilletto. Allora non avete capito proprio niente. La tua banda è stata sterminata. Sono tutti morti. E tra un po' voi li raggiungerete all'inferno. L'organizzazione è vasta. Ricrearla ci vuole un attimo. Non ricreerete niente, perché sarete morti in meno di 3 secondi. Ti conto io i 3 secondi? Sì, contali tu, tesoro! Abbassa l'arma e appoggiala sul tavolo. Non ce la farete mai a passarla liscia, bastardi. Scusi il disturbo, abbiamo bucato una gomma. Potremmo fare una telefonata? E se siete due pericolose assassine? Come, scusa? Non dirò sul serio, spero. Dai, muovetevi, forza. Il telefono è lì. Ragazze, qualcosa da bere?